Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno, buongiorno Assessore. Allora, proprio la settimana scorsa noi eravamo naturalmente presenti e è stato presentato il Piano Sociale Cittadino. Il nome è interessante, fa pensare effettivamente a un'attenzione verso i cittadini che credo sia l'ambizione di ogni cittadino, cioè avere le istituzioni più prossime, il comune, come in questo caso, che sanno ascoltare e sanno soprattutto poi provvedere alle istanze dei cittadini. Allora riesce in pochi secondi, mi auguro che il segnale sia migliore perché la sento, il segnale audio non è proprio brillante, per raccontare in poche parole cos'è esattamente Roma Ascolta Roma. Allora, dopo 13 anni torniamo a programmare a Roma le politiche sociali. Manca un piano sociale di cittadino da 13 anni nella nostra città. Quindi iniziamo proprio ascoltando i cittadini e le associazioni. E quindi questo Roma Ascolta Roma è un'iniziativa di ascolto che vuole favorire la partecipazione di associazioni e cittadini alla stesura del piano sociale cittadino. Ecco, questo è già per dire, insomma, questo significa che voi andrete anche nei municipi, municipio per municipio, allora, suppongo, no? Sì, noi diciamo l'innovazione che abbiamo introdotto, abbiamo creato un coordinamento tra tutti gli assessori municipali. Questo è importante spiegarlo ai cittadini, cioè mancava un luogo di raccordo permanente, un posto dove incontrarsi, coordinarsi tra tutti gli assessori municipali alle politiche sociali in questo caso. Poi l'abbiamo fatto anche per la scuola. E in questo coordinamento abbiamo dato priorità appunto alla necessità di avere una pianificazione congiunta. Quindi l'azione di ascolto verrà realizzata in ogni municipio. Abbiamo estratto a sorte l'abbinamento tra municipi ed associazioni, tra municipi e tematiche, perché appunto vogliamo incontrare tutte le associazioni e tutti i cittadini che vorranno partecipare alla stesura del piano. Le tematiche come sono state scelte? Abbiamo fatto un lavoro proprio con gli assessori municipali, quindi dopo il primo incontro di presentazione che sarà nel 10° municipio il 31 gennaio ci vedremo, vi dico le tematiche, poi online sono già disponibili le sedi dei municipi, lavoreremo insieme sulla povertà, sui modelli di inclusione delle persone di origine straniera, quindi tutto il tema dell'accoglienza degli stranieri, sui rom, sinti e camminanti, sulle politiche educative e scolastiche, perché sappiamo appunto che tante attività, ad esempio per il contrasto alla dispersione scolastica, devono prevedere anche delle azioni sulla parte sociale, sulle violenze, su tutti i tipi di violenze, da violenze sulle donne al cyberbullismo, quindi un ragionamento più ampio, sulle disabilità, e qui sulla disabilità noi stiamo lavorando avendo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità come quadro di riferimento, quindi le politiche per la disabilità devono riguardare tutte le azioni che un'amministrazione comunale può compiere, quindi dal trasporto all'informazione, da scuola alle politiche sociali. Poi sulle dipendenze patologiche, sia quelle da sostanza ma anche le ludopatie, quindi tutte le forme di dipendenze, il rapporto con gli organi giudiziari e così via. Sono queste una serie di tematiche che andremo, sono 15 incontri in tutta Roma. Come i municipi, appunto, 15 municipi, 15 incontri in tutta Roma. Allora, credo sempre di più che sia questa la chiave di volta per creare un rapporto importante, solido, nella città, no? Tra i cittadini che abbiamo visto in mille occasioni, Assessore Baldassarre, sono volenterosi nella maggior parte dei casi. È chiaro che ci siano arroganti, aggressivi, cattivi cittadini, persone che non hanno alcuna intenzione di seguire un codice di normale urbano, rapportarsi, interloquire tra persone, ma ci sono tantissimi volontari che sarebbero pronti a dare una mano, come in questo periodo per l'emergenza freddo, no? Quanti sono i volontari che si danno da fare? Sì, guardi, noi sul territorio di Roma abbiamo una grandissima forza di volontariato positivo, quindi questo va assolutamente valorizzato e tra l'altro va anche professionalizzato, promuovendo anche proprio il fatto che ci sono tantissimi giovani, ma come ci sono tantissime persone che magari hanno
sono uscite dal mondo del lavoro, sia perché non hanno più lavoro, ma anche per chi magari è pensionato, che può ancora contribuire significativamente. Ecco, tante persone sole, tanto per dirla con una battuta, sì, è veramente una grande contraddizione che noi vorremmo superare. Ci sono tante persone che possono ancora dare una mano, noi dobbiamo in ogni municipio avere delle realtà che riescano a promuovere un volontariato, un attivismo sul territorio. Questa è una grande sfida proprio anche per cambiare la nostra città. In questo contesto lo facciamo chiedendo alle persone, si potranno iscrivere online, perché noi abbiamo anche su questo voluto non creare discriminazione, quindi sia le associazioni che i cittadini potranno iscriversi online per partecipare a questi incontri. Chi non potrà venire fisicamente e portare il proprio contributo a questi incontri potrà partecipare anche inviando dei contributi online, perché le altre quattro azioni che noi facciamo oltre agli incontri sono: uno, una visita a tutti i luoghi dell'accoglienza di Roma Capitale, quindi andremo a parlare direttamente con le persone di cui noi ci occupiamo come amministrazione per avere anche il loro punto di vista, quindi ogni settimana faremo queste visite. Il secondo è appunto la possibilità di inviare dei contributi online, quindi ci sarà una sorta di piattaforma che verrà a questo dedicata, e stiamo lavorando molto sul metodo perché noi vorremmo realmente utilizzarli tutti questi contributi, quindi poi sintetizzarli nel piano. Ma poi ci sarà anche la possibilità di inviare buone prassi, perché sul territorio anche in questi primi mesi di questo lavoro abbiamo incontrato tantissime realtà piuttosto che persone che hanno trovato delle soluzioni, no? Allora noi le buone prassi le dobbiamo utilizzare non tanto per considerarli dei fiori all'occhiello, ma quanto per metterli a sistema e quindi per conoscerle, studiarle e capire come le possiamo diffondere poi su tutto il territorio. Poi ci sarà anche tutta una parte, e questo ci tengo a sottolinearlo, di azioni più tradizionali con dei manifesti per Roma, con la possibilità appunto di utilizzo anche non soltanto di chi è per coinvolgere non soltanto chi è alfabetizzato dal punto di vista informatico, ma anche da chi non usa internet e magari vuole comunque partecipare. Quindi ci sarà una grande attenzione alla diffusione capillare nei centri anziani, nelle biblioteche, nelle scuole, dell'informazione sulla possibilità di come fare per partecipare a questi incontri. Guardi, allora, intanto un paio di cose. Le buone prassi quali sono? Ci faccia un esempio. Allora, guardi, ci sono, ad esempio, a proposito del tema della dispersione scolastica, abbiamo trovato delle scuole che riescono ad essere aperte nel pomeriggio, sì, durante l'anno, piuttosto che ci sono delle scuole che grazie ad un progetto sostenuto dal Ministero dell'Istruzione rimangono aperte l'estate. Allora, noi sappiamo quanto sia importante per le famiglie che non possono sia andare in vacanza sia sostenere, no, e pagare dei corsi il pomeriggio, quanto sia importante la scuola come luogo anche nell'orario extrascolastico. Allora, tutto questo è stato realizzato in alcune scuole, perché non realizzarlo a tappeto? Questo sarebbe un aiuto enorme per le famiglie, un aiuto enorme per i ragazzi, perché loro almeno hanno un luogo di socializzazione e possono così fare delle attività per loro molto positive. L'altro tema che le faccio è, ad esempio, porto alla vostra attenzione, è la possibilità di utilizzare i migranti richiedenti asilo in attività di volontariato. Su questo noi abbiamo già scritto al prefetto per chiedere di elaborare siglare un protocollo insieme, perché questo sarebbe un modo per le persone che vengono accolte nei nostri centri di poter essere utili alla collettività, e anche un modo per dimostrare invece ai cittadini romani, mm-hmm, che loro possono contribuire e prendersi cura della nostra città. Possiamo spendere un altro minuto su questo, perché ci sembra molto interessante. Quindi lei vuole dire coinvolgere e mostrare, non soltanto perché sembra che sia così, ma perché è così, che si possono mettere delle risorse che ci sono, possono mettere a disposizione della città e dare una mano laddove appunto serve di più. Questo riguardo agli immigrati che sono a Roma. Quanto dipende da voi, assessore Baldassarre, tutto questo? Allora, guardi, magari dalla vostra insistenza, dalla qualità del piano. Guardi, noi abbiamo studiato rispetto alla normativa in vigore, quindi abbiamo trovato una circolare del Ministero dell'Interno del 2014 che non è stata ancora attuata su Roma, come non è attuata in tanti altri comuni, purtroppo. Quindi abbiamo fatto la nostra parte. La parte è proporre al prefetto un protocollo e che ci aiuti appunto a dare la possibilità ai richiedenti asilo di fare attività di volontariato. Quindi questa è previsto dalla normativa in vigore, non è stato fatto, e guardi che noi stiamo scoprendo tante possibilità che non sono state in questo momento
momento colte, tante azioni che potevano essere fatte non sono state fatte, anche nella normativa in vigore. Questo è un passaggio importante per creare una comunità solidale, perché le persone accolte sono delle risorse per i territori e con questo tipo di azioni noi possiamo dimostrarlo concretamente. Sì, ma perché a quanto sapevo io invece non era possibile, no? Avevo sentito dire che c'era la volontà di farlo anche dalle stesse persone, ma non era possibile dare loro la possibilità di operare. Certo, perché le istituzioni e i centri dove vengono accolti devono fare la loro parte per organizzarlo, loro sponte non riescono a farlo, no? Come singoli, e invece così creiamo il contesto per poterlo fare e diamo loro gli strumenti per poterlo fare, perché anche queste persone che tutto il giorno stanno senza poter essere occupati, non credo che sia una bella situazione neanche per loro, come non lo è per i cittadini poi. Senta, questo quando potrebbe essere operativo, nella migliore delle ipotesi? Guardi, noi abbiamo già inviato e ne abbiamo prima della fine dell'anno la proposta di protocollo al prefetto, ne abbiamo parlato col prefetto la settimana scorsa, loro sono d'accordo e quindi io penso che già stiamo aspettando da loro una risposta su quando siglare questo protocollo. Da lì noi abbiamo già preso i contatti con le realtà che si occupano dell'accoglienza, perché l'indirizzo politico è quello è dire facciamolo, quindi io penso che sarà una questione di settimane, insomma, noi tutta la parte che potevamo fare abbiamo già fatta. Allora, Roma Ascolta Roma, questa iniziativa ci piace molto, glielo diciamo chiaramente, assessore, e contiamo di tornare a sentirla proprio su questo punto. In ultimo, io ringraziandola per la sua disponibilità, sempre interessante per noi avere un rapporto così immediato, e quindi questo aiuta anche il nostro lavoro di comunicazione ai cittadini. Un punto lo affrontammo insieme, se lo ricorderà, in zona San Basilio, e sappiamo che lei si è data molto da fare anche per il caso di quel signor Adriano che vive in un camper proprio di fronte ad un appartamento che doveva essere dato ad altre persone, poi è successa un'accoglienza non proprio la migliore delle accoglienze da parte della comunità, e quindi quelle persone, quella famiglia di cittadini marocchini hanno trovato alloggio altrove. Noi contiamo che il suo lavoro, che si è subito messo in opera da allora, dia presto dei buoni frutti anche per il signor Adriano, che noi ogni tanto andiamo a visitare per sapere come sta, soprattutto poi con le emergenze di questo freddo. Sì, il signor Adriano vi avrà detto, io non ho parlato l'ultima volta sabato mattina con l'assessore municipale, il municipio insomma è in contatto con lui, si sono visti, stiamo seguendo anche il signor Adriano. E mi auguro che poi tra le notizie che dovrà darci ci dia anche questa.